Quish. Cicero. Lipschitz. And now, the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell of Tales. Lipschitz. Squish. Cicero. Cicero. Sdraiato sul sofà a bere birra e a masticare. No, 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 non a masticare, a fare pop. Così gli dissi: Bernie, fai pop con quella gomma ancora un'altra volta. E l'ha fatto. Così presi il fucile attaccato al muro e gli sparai due colpi di avvertimento nella sua testa. Yeti coming, yeti coming, he only had himself to blame. If you have been there, if you have heard it, I bet that you would have done the same. Ho conosciuto Ezekiel Young di Salt Lake City un paio di anni fa e mi ha detto che era single. Si è acceso subito il fuoco e poi abbiamo cominciato a vivere insieme. Andavo a lavorare, tornavo a casa, gli preparavo un drink, cenavamo. Era il paradiso in 2 anni e mezzo. Poi ho scoperto tutto. Single, aveva detto. Single un cazzo. Non solo era sposato, ma aveva 6 mogli. Era uno di quei mormoni, capite? Comunque, una sera, quando tornò a casa, gli preparai il suo drink, come al solito. Sapete, certi uomini non lo reggono proprio l'arsenico. Yeti coming, yeti coming. He took a flower in his prime, and then they use it, and they abuse it. It was a murder, but not a crime. Sono in cucina, che sto pulendo il pollo per la cena e pensando ai fatti miei. Come un fulminante a Wilbur, mio marito, rosso di gelosia. Sei stata con l'attaio, dice. Continua a urlare come un pazzo. Sei stata con l'attaio! E poi si è lanciato sul mio coltello. Si è lanciato sul mio coltello 10 volte. If you have been there, if you have seen it, I bet you would have done the same. For Sam. Con Jonathan e Chen, un computer per in team, they can play cocker. Perché hanno costo verdetto. Un è tuo per in team, they are my fashion. Non che ti persaggiate a semi-thotcata. Nelle stazioni polizor, campro fuori, spiegò il pornucco, dai! Ok, ma l'hai fatto. Ah, ah, no, colpevole. Mia sorella Veronica ed io eravamo un duo di showgirl e mio marito Charlie viaggiava con noi. Per l'ultimo numero del nostro spettacolo facevamo dei salti acrobatici. 1, 2, 3, 4, 5, spaccata, volo d'acqua, flip flop, salto rovesciato. Uno dopo l'altro. Una bella sera eravamo a Cicero, tutti e 3, in un albergo a bere e a farci 4 risate. E siamo rimasti senza ghiaccio. Esco a cercarlo, ritorno, apro la porta e trovo Charlie e Veronica che stanno facendo il numero 17. L'aquila d'ali spiegate. È
Ero così scioccata che non ho visto più nulla, non ho capito più niente. È stato solo più tardi, mentre mi stavo lavando il sangue dalle mani, che mi sono resa conto che erano morti. Quanto si possa dire, era un tipo artistico, sensibile, un pittore. Ma aveva un problema, voleva trovare se stesso. Ogni sera usciva e andava a cercarsi. E per strada incontrava Ruth, Gladys, Rosemary e Rodolfo. Penso si possa dire che ci siamo lasciati per divergenze artistiche. Lui si vedeva vivo ed io l'ho visto morto. Lipshit.